Ciao ragazzi, eccoci qua con questa terza parte del tutorial sulla potenza, questa sconosciuta. Nell'ultimo ci siamo lasciati vedendo come ricavare queste formulette sia con una semplice logica applicando delle sostituzioni o chi avesse possibilità di usare una semplice equazione di primo grado anche, e seguendo queste logiche si possono ricavare anche queste altre, ok? Lo potete anche verificare, sono corrette ovviamente. Detto questo, e ricavando e avendo a disposizione queste formulette, ci possiamo anche, diciamo, addentrare nel merito. Volendo risolvere un piccolo problemino. Ritornando al nostro circuito essenziale, semplificato e concettuale, e sempre stando nell'ambito elettrico, definiamo innanzitutto come generatore, questa volta un amplificatore di 40 watt su 8 ohm, e come utilizzatore un altoparlante di 8 ohm, sempre 40 watt. Per procedere, dobbiamo ricavare innanzitutto I e V. Riferendoci alle nostre formulette, vediamo che la seconda ci può essere di aiuto, ok? Dove dice che praticamente la differenza di potenziale può essere ricavata, pardon, dalla radice del prodotto di V su R per servendoci di una calcolatrice. Verifichiamo, ok? Allora, 40 per 8 uguale radice quadrata, 17,89, arrotondiamo. Quindi il nostro generatore sta producendo una differenza di potenziale di 17,89 volts, ok? In questo circuito. Ora che abbiamo ricavato V, possiamo anche ricavare I, servendoci di questa altra formuletta. 40, ok, che è la nostra potenza, diviso V, che l'abbiamo ricavato, 17,89, uguale, oh, pardon, abbiamo detto 40 diviso 17,89 uguale, sta circolando in questo circuito una corrente di 2,236, arrotondiamo. Bene, ora che abbiamo ricavato la nostra corrente e abbiamo ricavato anche il nostro voltaggio che sta generando il nostro generatore affinché si potesse produrre questa corrente di 2,36, possiamo iniziare ad affrontare questo piccolo problemino che vi dicevo. Spesso ci capita di sentire che un amplificatore di 40 watt con un carico di 8 ohm, se questo carico si trasforma in 4, la potenza del nostro amplificatore raddoppia, ok? Cioè diventa di 80 watt. Ora, per chi ha seguito il tutorial precedente, che io consiglio vivamente, saprà che in effetti dal principio di diciamo dal primo principio della termodinamica, nonché della conservazione dell'energia, questa non si può generare dal nulla, non può essere distrutta, ma si può solo trasformare. Quindi, da dove escono fuori questi altri 40 watt? Bene, c'è qualcosa che torna, ok? Dobbiamo capire un pochino meglio. Allora, da dove nasce questo inghippo in verità? E nasce da questa piccola formuletta qua, che ci dice che la potenza è uguale alla differenza di potenziale al quadrato su R. Verifichiamo. Verifichiamo sempre con la nostra calcolatrice. Semplici operazioni, ok? Allora, la nostra differenza di potenziale abbiamo detto che è 17,89 al quadrato,
diviso 8 e ci dovremmo trovare la nostra potenza iniziale. Rifacciamo con la seconda ipotesi, quindi con carico dimezzato, 17,89 al quadrato diviso 4 è uguale effettivamente 80 watt. E voi mi direte, è bella scoperta, lo sapevamo già. Ma vi ripeto, c'è qualcosa che non va. A conferma di questa mia ipotesi, ci viene in aiuto, in soccorso, quest'altra equazione qua, che ci dice che la potenza è uguale alla intensità di corrente al quadrato per R. Verifichiamo prima se è corretto. La nostra corrente è di 2,236, nel primo caso, 2,236 al quadrato per R. E ci troviamo i nostri 40 watt, quindi è corretto, ok? Secondo caso, 2,236 sempre al quadrato per 4 in questo, 20 watt, o per bacco. La potenza non si è raddoppiata, si è dimezzata. Vi dicevo che c'è qualcosa che non va. Cos'è questo qualcosa che non va? Ci viene in soccorso il nostro signor Ohm che ci dice, ragazzi, la corrente vale come il rapporto diviso R e siccome R sta al denominatore, se R si dimezza, la corrente si raddoppia. Ok? La nostra corrente da 2,236 passa a 4,472, ma visto che questa corrente è quella massima fornita dal nostro amplificatore, non può generare questa potenza. Ok? Non può. E allora, come si può giustificare ciò? Di norma, in effetti, abbiamo omesso un dato che ci chiarirà tutto quanto. Di norma, quando si acquista un amplificatore, quando si vanno a leggere le sue caratteristiche, spesso ci vengono fornite due potenze o più potenze, ok, su carichi diversi. E quali sono? Di norma, per quanto riguarda amplificatore per uso domestico, spesso viene fornita una potenza su 8 e su 4. Nel nostro caso abbiamo visto che quando abbiamo 40 watt su 8 ohm, le correnti sono queste, 2,236 ampere. Quando invece è di 80 watt su 4 ohm, le correnti sono da 4,472. Ci sono casi in cui nel Pro ci possono essere anche amplificatori che possono lavorare su carichi da 2 ohm. Nel nostro caso specifico ci troveremmo correnti da 8,944 ampere. Difatti, se lo verifichiamo e facciamo sempre il solito, la semplice diciamo, equazione che P è data da V per I, i nostri 17,89 per 8,948 ci troviamo i 160 watt. Quindi la verità qual è? La verità è questa: quando si acquista o si vuol conoscere comunque la potenza di un amplificatore, laddove questa è dichiarata, la potenza effettiva è quella sul carico minimo, ok? Ovvero 160 watt su 2 ohm, ok? Se dichiarato, è la potenza massima che diverrà 80 su 4 che diverrà 40 su 8 ohm, quindi tenderà a diminuire, a dimezzarsi, a raddoppiare del carico e non viceversa, ok? La potenza diminuisce, la potenza quando viene trasformata è sempre inferiore a quella in ingresso, l'abbiamo visto, ok? Nell'ora precedente non può essere maggiore nel modo più assoluto, quindi vi dovete assicurare che il vostro amplificatore possa lavorare su un carico, quello che vi interessa, perché solo in quel caso
c'è l'assicurazione che questa possa fornire correnti sufficienti per quella potenza, perché se non viene specificato, non è indicato, cioè ipotesi per assurdo, se il nostro amplificatore è 40 watt su 8 ohm, ok, non certamente si potrà trasformare a 80 watt su 4, perché non ci sarà questa corrente se questa è limitata, ok. Voi mi direte: caspita, ne avevamo 160 su 2, ce ne troviamo 40 su 8, tutto il resto dove sta? Non sta da nessuna parte, non viene generato, ok? Perché, come abbiamo visto, P è uguale a V per I, se V è fissato a 17,89, ok? E le correnti vengono ridotte da un carico da 8, il loro prodotto dirà sempre 40 watt. Voi mi direte: vabbè, allora aumentiamo il voltaggio. Eh sì, volendo, si potrebbe. Perché nella nostra formuletta V per I, se aumento V, aumenta P, ok? Quindi laddove le correnti fossero così basse, basterebbe aumentare V e aumentiamo di nuovo la potenza. Ma V è fissata dal voltaggio dei nostri trasformatori che stanno alimentando il nostro amplificatore, ok? A volte può capitare che invece di 17,89 si possa arrivare a 20, ad esempio. Ci sono dei casi in cui una piccola variazione è accettabile, ma ovviamente aumentando I aumenta anche le correnti, quindi debbono essere sempre le correnti sufficienti, ok? Se non ci sono, non è pas possibile. Ma a volte non è possibile superare questa tensione, perché la tensione di alimentazione è data dai limiti dei dispositivi che stanno ad amplificare, transistor, valvole e quant'altro, ok? Anche loro hanno dei limiti, accettano tensioni massime, oltre quelle non è proprio possibile, non si può andare. Ok? Quindi, laddove fosse fissata a 18 volts il nostro transistor o valvola che preferisse, insomma, qualsiasi dispositivo, non è possibile aumentarlo, anche se praticamente, voglio dire, si potrebbe sostituire il trasformatore. No, non è possibile, quello è, quello resta, quella è la potenza che può fornire. Ok? Bene. Mi fermo qua, spero di aver fatto cosa gradita, di aver insomma, tolto qualche dubbio, qualche incertezza, spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente me li fate sapere come sempre. Ricordo per chi fosse interessato di iscriversi al canale, non vi costa nulla. Ci sentiamo per la prossima, ciao!